Pronti per la palla 2 che va ad essere alzata ora dal primo arbitro. Ancora perde Cristoforo, giocare 2 con Crei. La palla arriva sotto proprio da quest'ultima. Bene da Miller. La palla è ora per Kaczmarczyk che si alza da 3 punti. Dal lato opposto già con Johnson che va sotto ancora una volta. Cambio che favorisce l'attacco di San Martino. Scusate. La palla arriva sotto. Butta dentro proprio quest'ultima con un gancio. Cielo di tempi antichi, il neo acquisto, non mi veniva la parola, scusate, di Brixia. La tiene bene la giocatrice bresciana, si arriva ora da Washington, non si lotta, rimbalzo, arriva sulla palla prima di tutte Pinardi, che perde però palla e favorisce il contropiede di Washington, la quale al ferro ringrazia, che va da Kaczmarczyk, ribaltamento per Washington, su di lei c'è Reinis, attacco, arresto, palleggio e tiro di Washington. Condizione forma è sicuramente una sicura Milazzo giocatrice. Siamo già dall'altra parte con Zanardi che vuole iscriversi anche lei, ogni tanto lo vediamo anche tra le schiere bresciane per Johnson, palla nel canestro. Sì, corretto, grande difficoltà. Attenzione, backdoor di Washington. Zanardi contro Washington, l'attacca, scarica poi per Reinis che attacca benissimo la linea di fondo, si butta sul tabellone e chiude ottimamente il quarto Brixia. Siamo già però dall'altro lato con Washington per Milazzo, palleggio, arresto e tiro per battere la difesa per Johnson che finta di andare a destra poi va a sinistra, ribalta per Milazzo, la innesca sul ribaltamento di lato lungo per Molnar, da 3 punti, è lungo sul tentativo, c'è Johnson a rimbalzo, non va, c'è allora McRae, così è il tap out però non è vincente di Molnar, la palla ancora per Milazzo che da 3 punti nelle mani di Dedic sotto canestro, ottimo il taglio dal lato debole di Milazzo che concede la palla recuperata, allora Zanardi innesca la mano della sua capitana di San Martino che ha trovato punti un po' da ovunque. La palla arriva ora sotto da Molnar che ancora una volta, ancora Reinis e ancora Zanardi che da 3 punti si alza e non sbaglia, si butta dentro Johnson che subisce una serie di contatti, non realizza, c'è però il rimbalzo di Molnar ma la palla arriva ancora per Dedic che si butta dentro, ferma la transizione, si alza, ha guadagnato spazio da 3 punti, non sbaglia Johnson stringendo le fila. Milazzo da 3 punti, cosa che non andava bene. Sì concordo, se fosse stata ferma non avrebbero fischiato. Recupera bene Molnar in difesa, è giusto quello che dici tu, bisogna avere l'opportunità, l'accortezza di... Si ribalta per Kaczmarczyk, poi Dedic la finta di consegnato e la penetrazione, ottimo l'attacco sulla linea di fondo di Tommasoni che trova e fa segnare Molnar, la palla è persa, recupera Milazzo che fa volare in contropiede Kaczmarczyk. Qua di casa con Johnson da 3 punti. Quando abbiamo detto che l'aggressività difensiva a volte fa tantissimo, si può andare in contropiede con Johnson. La palla arriva ora per Johnson che catch, si cerca di liberare con i blocchi Tommasoni. Non va, c'è però il passaggio sul gioco a 2 di Johnson per Molnar. Palla 2. Ah, okay. Non ho visto la freccia, sì. Ma a quanto pare era. Sì. Si alza da 3 punti sullo scadere. Arriva nelle mani di Zanardi. Può quindi ripartire l'azione di Brixia. Con Zanardi in possesso palla che arriva. Va sul taglio di Molnar che lascia la palla nelle mani di Milazzo. Finge di andare a giocare a 2 per poi giocare contro Carota Zanardi che è da 3 punti sulla sirena. Di penetrazione di Johnson. C'è già il contropiede dall'altro lato di San Martino con Milazzo che trova Verona. Zanardi ha frettato stavolta e Molnar non ha passato, scusami. Cambio, c'è ribaltamento di lato per Pastrello che si alza da 3 punti e segna. Gioco a 2 con Molnar, la palla arriva da De Cristoforo che va dentro da Molnar. Dall'apatia in questo momento Brixia, difficoltà a far canestro. Dedic da 3 punti e può ripartire ancora Milazzo. Con Russo che salza da 3 punti e segna ancora una volta. Senza il forse direi per Brixia. La palla arriva sotto per Kaczmarczyk che si gira in un fazzoletto. In allontanamento Johnson, ma è buona la chiusura di Kaczmarczyk. Palleggio e step back. Stoppata da Kaczmarczyk. Johnson recupera il rimbalzo. Molnar. La pressione di Reinis è ancora alta su Milazzo. C'è però il gioco a 2 che permette a Kaczmarczyk. È ancora corto il tiro. Recupera il rimbalzo Scalvini che arma la mano di Johnson che da 3 punti non sbaglia.
con Milazzo che attacca Morra, palleggia, resto tiro da tre punti. Arriva al blocco ma attacca dall'altro lato, scarica per De Cristoforo, palleggia, arresto e tiro da tre punti, che chiama il gioco a due con De Cristoforo, palleggia, arresto e tiro e si iscrive alla partita. Controlla Arado e riparte Milazzo che spinge ancora la transizione, nonostante il risultato si butta dentro, rimbalzo di Arado e finisce qua la nona giornata di Serie A 1 Techfind, 64-81 per San Martino.